Valera che era di Como, poi per questioni proprio di all'inizio proprio di sopravvivenza, visto che veniva una famiglia povera, è venuto a Milano, ma è lì e qua a Milano che ha trovato la sua via. Doveva essere un uomo anche molto interessante da conoscere, perché doveva essere vulcanico. Si può pensare di legarla alla scapigliatura, si può pensare di legarla al realismo, si può pensare di legarlo appunto alla forma giornalistica. In realtà è assolutamente originale la sua opera e secondo me risponde al suo carattere, fatto di movimenti anche sussultori, emotivi, e con comunque una grande penna. Non so dove cazzo era il casermone di Valera, probabilmente di qua, non si sa dove cazzo era perché qui è tutto cambiato. Io so solo che mio nonno, mia nonna, la mia mamma e i suoi fratelli abitavano qua. Lui ha inventato uno stile letterario e uno stile giornalistico, Mussolini si è ispirato a lui. Però c'è questo spirito comunque socialista anarchico, però questa idea di giustizia e di diritti per chi lavora, ma anche per i miserabili. Io venivo qui volentierissimo perché era un... non era proprio come il casermone raccontato da Valera, ma però c'era un bel casino dentro qua. C'erano diversi personaggi all'interno di questa casa e per questo quando poi ho letto il libro di Valera a me è venuto troppo in mente. Lui aveva vissuto anche a Londra, certe cose. Sì, ricorda Jack London in questo, perché anche Jack London è andato a Londra a fare dei reportage mischiandosi appunto ai miserabili. E mi ha colpito questa cosa, che lui ha fatto tanti anni e probabilmente anche a Londra, che almeno dal punto di vista ideativo ha prodotto La Folla, secondo me. Il reportage di Valera sul 98 è ormai la verità acclarata, poi dopo ha generato anche Gaetano Bresci. C'era anche all'inizio dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Sicuramente era a fianco del casermone, una roba del genere, se non addirittura faceva parte del casermone stesso. So solo che il clima del ballatoio era molto comunitario, questo di brutto, me lo ricordo che mia nonna conosceva tutti e c'era un clima che poi io non ho mai più rivissuto, perché vivendo a Baggio... I temi fondamentali di questa narrazione, cioè una Milano appunto, una Milano che dagli anni 70 in poi diremmo underground, no? Cioè una Milano del sottosuolo, come a volte dice proprio lui, bisogna scendere nel sottosuolo, sia una Milano che c'è ancora, sono cambiati in un certo senso i protagonisti, le zone, stessi fenomeni, stesse dinamiche si vedono in periferia. Allora, qui siamo in Stretta Bagnera. Anche allora, ai tempi di Valera, c'erano i bohemien che si ritrovavano in certi luoghi. E poi nel Novecento si sono spostate le zone, Brera, Ticinese, poi adesso l'isola, negli scamicciati. A un certo punto questa banda di malandrini, che si definiscono loro, raccontano che 5 di loro sono finiti a San Vittore perché non avevano una carta della questura e non avevano un lavoro, cioè la possibilità di sussistenza. Allora questo era un reato. Ricorda tanto quello che è il reato di clandestinità oggi per gli immigrati.